Salve popolo di internet, il mio nome è Cosmo Comics, 2K iniziale e una C finale, e siamo tornati su Digimon World. Ho detto ciao o salve? Salve! 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 Non... vabbè. Cosa a caso. Vedete, le statistiche sono diverse dall'ultima volta, questo perché l'ho allenato off camera e adesso sono pronto per andare avanti. Non mi soffermerò più su Eric, volevo dire su quel mini boss di Kunemon. Farò altro, mi andrò a fare altre cose. Succede spesso che non si riesce a mantenere il proprio Digimon con le statistiche che si vogliono, e per questo, per vari motivi, sono riuscito a far regredire Agumon, e adesso Filler è diventato un Elecmon. Quindi riposiamoci un po', riposiamoci un po' e possiamo iniziare ad andare per la nostra strada. Giusto, aspetta un attimo, mi sono procurato un paio di digifunghi appunto per te. Prima fai la popù e poi parliamo. Bene, sono contento che tu sei felice. Ora, qual è la più bassa tra le due, l'attacco o la difesa? La difesa, quindi ti faccio aumentare un pochetto la difesa e poi sfiliamo via. Benissimo, siamo a 96 di difesa, ma dovrebbe bastare, dovrebbe. Testiamolo, tanto ha 1000 di punti energia, quindi dovrebbe riuscire a sopportarla, qualcosa del genere. Cioè di punti vita, intendevo. Dai, attaccalo! Dai, quando devi attaccare? Poco è poco. Non riesce? Ti ho appena dato da mangiare. Avanti, da. Dormiamo. Sei un disgraziato maledetto. Quando capiterà, e sicuramente capiterà, che ti trasformi in un Digimon virus, te la faccio mangiare tutta quella carne. È letterale, purtroppo. Ed è uscita da male dalla mia bocca. 5 pezzi di carne mi basteranno. Devo dormire vicino ai gabinetti. Vediamo. Non dovrebbe accadere niente se mi metto a dormire vicino ai gabinetti. Così quando deve fare deve farla, si sposterà verso il gabinetto. E la farà. Cioè, mentre che io dormo. Dovrebbe accadere in questo modo, no? No? Puoi infestare la casa di Digimon così
infestandola di robe piene di puzza. Bravo, bravo. Ora è giusto. Ora è giusto quello che hai fatto. Ora è giusto. Gli devo aumentare una cosa in filler, ovvero la cosiddetta intelligenza. La porterò a 50 se necessario, perché questo mi pare che sia, ecco, bene, ci siamo, forse che andiamo da qualche parte, andiamo da qualche parte. Bene, sei stanco? Bravo, sei un bravo Digimon. Un po' affaticato, forse facciamolo riposare da Punimon, poi andiamo all'avventura! Aspetta un attimo, devo andare a prendere un oggetto. Un oggetto che ho lasciato nella banca. Andiamo a prendere l'oggetto nella banca e poi andiamo all'avventura! Benissimo. PM medio mi permette di recuperare. I PM sarebbero la vita. Aspetta. No, sono la energia che ci sono l'energia che permette di fare mosse. Va bene, ok. Quando sarà un estremo bisogno. Vuol dire che per ottenere un PM medio vuol dire che abbiamo parecchio, che ricarica così tanto l'energia, vuol dire che abbiamo tanta strada da fare. Vediamo se qui c'è qualche digifungo. Non c'è niente? Non c'è niente? Bene. Stavamo per andare all'avventura! Ti prego! Forza, avanti. Andiamo all'avventura e testiamo Elecmon. Vediamo come se la cava questa volta. L'ho reso leggermente più intelligente, forse magari riesce ad essere anche un pochetto più veloce. Forza. Buono, buono. Mizzica, deve essere un pochetto più veloce. Forza. Dai, l'hai messa all'angolo. Sì! Ce l'ha fatta! Bravissima! Modoki Betamon lascia un floppy wreck. Floppy wreck! Nube elettrica imparata. Wow! Abbiamo una nuova tecnica. Questa è la salvezza del Let's Play. Questo è tutto quello che mi serve per... Cioè, dai, un'altra battaglia, avanti. Siamo carichi. Vediamo se ce la fa anche questa volta. Se ce la fa questa volta, carezze. Tante carezze, però. Wow, la difesa. Bravissimo. Continua così. Ah, accidenti. Forza. Oh, brutta, però
Dai, che con tutti quei bit che abbiamo, sì, l'hai sconfitto. Con tutti i bit che riusciremo a ottenere, sono sicuro che avremo tante, tante belle cose. Ah, floppy rack. Oh no, Alecmon è ferito. No, poverino. Mamma mia, mamma mia. Tieni. Ah? Una medicina. Scusa, me l'hai detto tu stesso. Ho bisogno di una benda. Vabbè, ti faccio dormire e poi te la metto la benda, però ci sono troppi stati che vanno a mettersi a conflitto l'uno contro l'altro ed è pericoloso questa cosa, molto pericolosa. Ora ti do subito, sei ancora ferito? Ti do subito una benda. Hai bisogno di cure. Devo insistere. Questa cos'è? Una benda. Oh! Finalmente! Solo quando la chiede devo mettergliela. Adesso è tutto a posto. Abbiamo cominciato a fare di nuovo progressi. Un altro po', va? Dai. Ora con il sonno che si è fatto possiamo sicuramente recuperare. Abbiamo recuperato un bel po' di energia, quindi siamo belli carichi. Vediamo se qui. Avevo visto che qui c'erano dei funghi, no? Ok. Combattiamo. Perché ti sei trasformato? Accidenti. Corriamo via. No, non ci siamo. Oh. Si sta evolvendo? Oh, ti prego, non ti trasformare in un video, non ti trasformare in un... No! È stanco! Ti trasformare in un video. Ecco, guardalo! Ma che schifo! Eppure l'ho trattato bene! Dormi. Ora ti faccio mangiare tutta la cacca. Eccolo. Questa cosa mi ha fatto schifo la prima volta e mi fa schifo la... È impossibile mantenerti normale una volta tanto. No! Per forza ti devi trasformare in uno schifo.
ti ho curato, ti ho elogiato, ho fatto di tutto per mantenerti normale. E cosa mi sei diventato? Un'altra volta un filo stellino. Letteralmente, mangia cacca. Quello che ho fatto non è servito a niente. Niente. Si è trasformato in un Numemon. Pensavo che non l'avrei mai più ridetto questo nome, ma caspita! Filler è ingestibile. Filler di Digimon. Cioè, manco una cosa mi è permesso fare. Manco una! Non è possibile. Ti faccio mangiare tutto adesso. L'avevo promesso e te lo faccio fare. Forza. Pasticcione. Proprio. Pasticcione. Di quelli che. Vabbè. Ma io cosa devo fare con te? Veramente, cosa devo fare con te? Sì. Siccome non lo voglio ammazzare, perché questo mi costerebbe rifare tutto da capo, voglio cercare di capire, vorrei scoprire il modo per riportare un virus al suo stato originario. Riportare Filler a quello che era una volta. Cavolo! Più difficile di quello che pensassi che fosse. E mi sta rodendo dentro questa cosa. Mi sta rodendo dentro. Ragazzi, per questa parte è tutto. Cioè, è ridicolo. È semplicemente ridicolo. Non riesco a fare niente così. Cioè, come faccio a non farlo diventare un virus? Questa è la mia domanda. Arrivederci, popolo di internet. Ci si vede. Spera. Ad un prossimo video. Guardalo, guardalo! Ma che schifo! Ma che schifo! Ma che schifo! Ma che schifo! 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 Schifo!